fine della nostra puntata e siamo ancora in mare, questa volta con gli amici ormai di Terre Meravigliose, quindi grazie all'ausilio della Guardia Costiera, in questo caso del Comando di Manfredonia. Siamo in compagnia del tenente di vascello Fabrizio Marilli. Salve Fabrizio, ben trovato. Salve e benvenuti a bordo. Innanzitutto, la vostra attività in mare cresce molto di più nel periodo estivo, giusto? Sì, nel periodo estivo siamo ovviamente molto più oberati e la soglia di attenzione si innalza perché l'obiettivo è quello di garantire una libera e sicura fruizione del mare. Ecco, il Gargano ha un grande parco nazionale che comprende anche tantissima zona di mare, fino alle isole Tremiti. Sì, esatto, l'estensione del parco nazionale del Gargano è notevole, arriva sino alle isole Tremiti, che dove è anche istituita un'area marina protetta, che però per quanto riguarda i compiti marittimi è sotto la dipendenza della Capitaneria di Porto di Termoli. C'è un numero particolare che noi vogliamo sempre ricordare per tutti, che è il numero di emergenza in mare. Sì, è importantissimo, il 1530, per qualsiasi emergenza in mare o sulle spiagge durante l'estate. Ecco, qui siamo nella bellissima baia di Mattinata, alle nostre spalle potete vedere questa punta. Punta Grugno. Ma proprio alle spalle appunto di Mattinata e di queste montagne, visto che abbiamo parlato tanto di spiritualità, c'è un altro santo che merita veramente la visita, a San Giovanni Rotondo, stiamo parlando di Padre Pio.